Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezza. Oggi vi presento e consiglio la lettura di questo libro molto interessante di Charles Duhigg, spero di averlo pronunciato correttamente, e che si intitola Il potere delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle. Charles Duhigg, laureato alla Harvard Business School, è giornalista del New York Times ed è stato tra le altre cose anche inviato di guerra in Iraq ed autore di inchieste giornalistiche con cui ha vinto numerosi premi. Ogni capitolo di questo libro spiega attraverso innumerevoli e curiosi casi, anche famosi, un aspetto diverso del perché le abitudini esistono e come funzionano. Partiamo dal presupposto che al centro di ogni abitudine si trova un semplice circolo neurologico distinto in tre fasi: segnale, routine e gratificazione. L'abitudine contiene in sé una formula che il nostro cervello segue automaticamente, cioè quando scorgo un segnale svolgerò una routine per ottenere una gratificazione. Ma quali sono le fasi che può essere utile attraversare per poter cambiare un'abitudine che magari per noi può essere nociva? Beh, il primo passo intanto è identificare la routine. Per comprendere le nostre abitudini dobbiamo identificare le fasi del circolo. Una volta diagnosticato il circolo dell'abitudine di un particolare comportamento, possiamo cercare un modo per sostituire le vecchie abitudini con routine nuove. Il secondo passaggio consiste nello sperimentare le gratificazioni. Poiché soddisfano dei bisogni, le gratificazioni sono molto potenti, ma spesso non siamo consapevoli dei bisogni che stimolano i nostri comportamenti. Per questo sarebbe utile sperimentare gratificazioni diverse, che potrebbe richiedere giorni o addirittura settimane, ed in questo lasso di tempo vestiremo i panni di scienziati di noi stessi nella fase di raccolta dati. E buona cosa sarebbe, secondo l'autore, scrivere, dopo aver sperimentato gratificazioni diverse, le prime tre cose anche di getto che possono essere emozioni, riflessioni, pensieri liberi su ciò che proviamo, oppure solo le prime tre parole che vengono in mente. Questo scrivere è importante perché costringerebbe ad un'immediata consapevolezza di ciò che si sta pensando o provando. Perciò, sperimentando gratificazioni diverse, possiamo isolare ciò di cui abbiamo veramente bisogno e ciò si rivela essenziale quando è necessario riconfigurare un'abitudine. Terza fase, isolare il segnale. La ragione per cui è così difficile identificare i segnali che innescano le abitudini è che siamo bombardati da un eccesso di informazioni. Ad esempio, facciamo colazione ogni giorno ad una certa ora perché abbiamo fame o perché l'orologio dice che sono le 7:30 o perché i nostri figli hanno già iniziato a mangiare oppure ancora perché siamo abituati a fare colazione dopo esserci vestiti. Infine, quarto ed ultimo passaggio è elaborare un progetto che viene anche chiamato intenzione di implementazione per rivedere le nostre scelte e ristrutturare la formula dell'abitudine. Insomma, concludendo, modificare certe abitudini è possibile, ma non sempre così facile. Questo modello è un punto di partenza. Qualche volta il cambiamento richiede molto tempo, altre volte ripetuti esperimenti e va incontro a diversi fallimenti. Ma quando capiamo come funziona un'abitudine, quando riusciamo a diagnosticare il segnale, la routine e la gratificazione, allora abbiamo più chance per dominarla. Bene. Anche per oggi questo episodio finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi fa piacere quali abitudini avete magari intenzione di modificare o sradicare, se state adottando già gli accorgimenti suggeriti nel libro oppure quale altra strategia avete messo in campo. Nel darvi appuntamento al prossimo video vi lascio con queste parole tratte direttamente dall'opera. Dopo aver scelto ciò che vogliamo essere, cresciamo nella direzione in cui ci siamo esercitati, proprio come un foglio di carta o un cappotto, che una volta sgualcito o piegato tende in seguito a cadere per sempre nelle stesse identiche pieghe. Se credete di poter cambiare, facendone un'abitudine, il cambiamento diventerà reale. E questo è il potere autentico dell'abitudine,
Sapere che le nostre abitudini sono ciò che vogliamo che siano. Una volta compiuta la scelta, questa diventa automatica, non solo è reale, ma diventa inevitabile. Ciò che scrive William James ci porta irresistibilmente verso il nostro destino, qualunque esso sia. Il modo in cui abitualmente pensiamo al nostro ambiente e a noi stessi crea i mondi che ciascuno di noi abita. Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce più anziano che nuota nella direzione opposta. Fa loro un cenno di saluto e dice: "Salve ragazzi, com'è l'acqua?" raccontava lo scrittore David Foster Wallace ad una platea di studenti universitari nel 2005. I due giovani pesci nuotano per un po' e alla fine uno guarda l'altro e gli chiede: "Che diavolo è l'acqua?" L'acqua sono le abitudini, le scelte inconsapevoli, invisibili, che ci circondano ogni giorno. Solo quando le osserviamo diventano visibili. Per tutta la vita William James scrisse delle abitudini e del loro ruolo centrale nel produrre felicità e successo. E dedicò un intero capitolo del suo capolavoro, I principi di psicologia, a questo argomento. L'acqua, dice, è l'analogia più adatta per descrivere il funzionamento di un'abitudine. L'acqua si scava un canale che diventa più largo e profondo, poi smette di scorrere, ma quando ricomincia a fluire riprende lo stesso letto scavato prima. Ora sappiamo come influire sul corso di quel fiume. Ora siamo capaci di nuotare. Alla prossima!